Cristina Di Bari e con Caterina Soldi. Cristina e Caterina, buona giornata. Buongiorno. Buongiorno. Allora, per la Fondazione Cottino, Cristina, tu sei presidente della Fondazione Cottino, mentre invece Caterina tu sei Development and Program Manager. Allora, quello che fa andare avanti la baracca, dai. L'abbiamo messa un po' sul facile, almeno la capiamo. Mi chiederei innanzitutto di raccontarci un po' qual è la mission della Fondazione Cottino e anche eventualmente dove trovare i recapiti chi fosse interessato al vostro racconto. Che cosa fa e come nasce la Fondazione Cottino? Ah, domanda facile. La Fondazione Cottino nasce per volontà di un grande imprenditore che era l'ingegner Giovanni Cottino, che era mio zio, quindi sono molto legata a questa fondazione proprio perché è una fondazione di famiglia. Una fondazione di famiglia che ha una caratteristica importante ed è quello che non fa funding, cioè non raccogliamo denaro, ma utilizziamo il patrimonio della fondazione per fare azioni e iniziative che ricadono sul territorio. Ma non lo facciamo quasi mai da soli. Quando riusciamo lo facciamo in collaborazione con gli enti del territorio, quindi cerchiamo, perché per noi ha un valore importante, di fare rete col territorio. Il bene che uno fa per radicarsi deve essere accolto e sviluppato insieme col territorio. Esattamente, deve essere condiviso col territorio, per cui molto spesso abbiamo delle iniziative, come ad esempio quella di cui parlerà poi Caterina, che sono delle iniziative che vengono fatte, ideate e realizzate col territorio con dei grandi player del territorio, come abbiamo visto. Parliamo del territorio piemontese, immagino. Noi lavoriamo essenzialmente sul territorio piemontese, poi la nostra fondazione, oltre ad occuparsi di giovani e dello sviluppo, il loro sviluppo di formativo e del loro futuro, ci occupiamo anche, e non secondariamente devo dire, anche di charity, quindi di aiutare associazioni, altre fondazioni che fanno e sviluppano progetti in cui noi ci riconosciamo e quindi non facciamo tutto direttamente, ma a volte, anzi devo dire molto spesso, aiutiamo anche altre associazioni e fondazioni. Faccio un esempio su tutti: quando c'è stato, che anche fuori dal territorio, quando c'è stato il terremoto nelle Marche, abbiamo ricostruito una scuola materna a Loro Piceno, quindi fuori dal nostro territorio, e l'abbiamo fatto grazie all'intervento del comune in collaborazione con tutte le imprese del territorio là. Cosa invece facciamo anche molto belle qui sul nostro territorio: recentemente abbiamo inaugurato una caffetteria sociale al Castello di Lucento, che è stato un bel esempio, con la Fondazione AIEF, di recupero urbano di un bene che era ormai quasi abbandonato, e grazie a tanti altri benefattori è stato ristrutturato, rigenerato, e adesso abbiamo aperto anche questa caffetteria che fa inclusione di giovani con delle disabilità. Quindi, ma i progetti sono tantissimi. Prendendo un esempio dalla chimica, se i ricordi non mi tradiscono, è un po' la funzione del catalizzatore, che non è quello che attira a sé lo sguardo, ma è che colui che permette a una reazione chimica di avvenire senza comparire dentro la reazione. Assolutamente sì, ci aggiungerei anche l'effetto moltiplicatore, cioè la nostra ambizione è quella di avere un effetto moltiplicatore, quindi noi iniziamo, magari proponiamo delle attività che poi attraggono altri investitori, altri benefattori, altre persone che investono con noi per replicare, no? Magari delle iniziative che sono ottime e hanno un buon successo. Allora, in modo particolare in quest'ultimo periodo, tra i vari progetti che vi vedono impegnati, ve n'è uno, l'IP Labs. Che cosa prevede questo progetto? Da quale esigenza o bisogno del territorio che avete intercettato nasce? Anzitutto IP Labs è un programma unico, io lo dico sempre, ci tengo a dirlo, perché davvero è un grande catalizzatore della necessità da parte delle imprese, dei giovani, di crescere, di sviluppare insieme per il territorio, ma anche per il benessere del tessuto nostro economico, no? Quindi il cliente, diciamo così, nasce da quest'idea, imprese e giovani. Quindi questi sono i due principali target di IP Labs. IP Labs è un progetto alla quarta edizione, quindi come diceva prima Cristina, ci ha consentito nel tempo di aggregare sempre più partner e quindi di costruire insieme l'obiettivo di beneficio comune del progetto, ed è un progetto che insegna alle imprese e ai giovani a dialogare, insegna a formarsi
su che cos'è veramente l'impatto, questa grande quindi materia. Quindi la tematica di sviluppo del progetto è sull'impatto ambientale. Sull'impatto sociale, no, l'impatto sociale. Integrale, mettiamola così. No? Tutte le imprese hanno bisogno di crescere da un punto di vista ambientale, sociale e anche di governance. Il bello è farlo insieme in un programma guidato. Quindi l'obiettivo proprio di P-Labs è quello di guidare le imprese e i giovani a fare un programma di sviluppo e di accompagnamento, guidandole passo per passo a capire che cos'è l'impatto e a trasformarlo in un elemento di innovazione. Di innovazione per loro come imprese, ma di innovazione anche per i giovani, perché conoscono, vengono a contatto con il mondo delle aziende, fanno un lavoro di sviluppo anche delle loro competenze e la stessa cosa la fa l'impresa insieme a noi che siamo tutor del progetto. Quindi trasformare quelle che sono le esigenze di impatto sociale, impatto ambientale, non in nuova carta da produrre, la dico molto male, ma almeno si comprende, e non in nuove istanze dentro cui restare, ma in un'opportunità per essere ancora migliori e più competitivi, esatto, nel creare valore. Esattamente, proprio così. Questo è quello che succede in P-Labs, il risultato che noi vogliamo portarci a casa. Lo facciamo ormai da 4 anni, quindi nel tempo abbiamo accompagnato oltre 60 imprese e l'abbiamo fatto insieme a 200 studenti, quindi una bella massa, diciamo così, rappresentativa anche di generazioni a confronto, e questo ha consentito davvero a tutti i partner, alle imprese, agli studenti, a noi, di realizzare un vero processo di innovazione con l'impatto. Come entrano dentro questo progetto le imprese? Possono chiedere loro di partecipare? Siete voi che le sollecitate oppure le contattate? E questo per dare giusto una questione metodologica, quindi anche come poter entrare in contatto con voi. E l'altra parte, con che spirito e animo iniziano questo progetto, che immagino poi abbia la finalità quella di cambiare una cultura, ma al termine del percorso? Assolutamente. Allora, innanzitutto le imprese entrano a contatto con i P-Labs grazie alla grande rete di partner, quindi noi siamo sicuramente l'ente che ha pensato e attuato il tutto, ma ci dotiamo di una rete di 13 partner come la Camera di Commercio di Torino, le associazioni datoriali del territorio, API Torino, Unione Industriale Torino, Confindustria Canavese, Fondazione Piemonte Innova, gli Atenei, Politecnico di Torino, Università di Sud Torino, IS4 Torino Social Impact, tutti i partner aggregatori. Quindi ogni partner può raccontare i P-Labs e trasmettere le loro comunità di riferimento. Le imprese si candidano attraverso la lettura di un bando, esattamente come se fosse un bando, entrano quindi a contatto con la candidatura, quindi entrano in contatto con un form, lo compilano e lo mandano. A noi il compito poi di selezionare le loro motivazioni per entrare a far parte del progetto. La stessa cosa la fanno gli studenti con gli Atenei, quindi candidatura per conto di Politecnico Torino e Università. Studenti legati al mondo dell'ingegneria e dell'economia oppure vi sono altre professionalità? Allora, Politecnico di Torino aggrega tutti, quindi è rivolto a tutti gli studenti delle lauree magistrali. Quindi questo è importante perché sono già più pronti a cercare anche l'approccio col mondo del lavoro. Università di Sud Torino ha coinvolto il Dipartimento di Management e altri dipartimenti che sono più allineati ai principi di sviluppo di P-Labs. Ma per rispondere all'altro pezzo della domanda, i P-Labs è davvero un programma dove secondo me chi entra, entra in fase riflessiva, no? Voglio capire un po' come sono, voglio capire come impresa, come mi sono posizionato, gli studenti, voglio capire come fare a dialogare con un'impresa. Conoscendo un briciolo il mondo delle PMI o degli imprenditori, dice, ma visto che la consulenza è gratuita, vediamo che cosa succede. Entra in punta di piedi, ma poi si appassiona e dà il meglio. Questa è un'esperienza. Il sorriso che dice che ogni tanto... No, sorrido perché io sono un imprenditore, no? Quindi voglio dire, al di là dell'incarico ovviamente di guidare una fondazione, la prima cosa sono veramente un imprenditore, quindi capisco molto questa battuta. Siamo sempre un po' diffidenti, poi quando è gratis comincia a interessarci, poi quando ci siamo però siamo in grado di, come dire, capirne il valore e farlo nostro, tant'è che tutte le imprese che hanno partecipato davvero hanno poi testimoniato come siano partiti magari anche un po' titubanti, non sapendo anche bene qual era, no, l'argomento, lo scopo, come era l'interpretazione di questi, no, criteri di sostenibilità ESG, e poi ne sono usciti con le idee sicuramente più chiare, con dei progetti realizzabili nella loro azienda. Visto che siamo al Salone del Libro, quindi editori, librai, giornalisti, operatori dei media, e capita una cosa strana: già da qualche tempo nei corsi di formazione e aggiornamento dei giornalisti vi sono ampi corsi dedicati al bilancio sociale. Allora, quanto questo progetto, i P-Labs, è funzionale anche a creare una cultura e una professionalità relativamente al bilancio sociale?
perché il bilancio sociale diventi non uno strumento in più che un qualche ente legislatore obbliga le povere teste che devono in realtà produrre, far viaggiare una macchina, a lavorare, ma invece diventi un vero e proprio strumento di governo, di interpretazione della realtà e di scelta. Ma allora, innanzitutto i P-Labs, come dicevamo prima, non serve a fare carta, no? Serve a comprendere davvero cosa vuol dire fare sostenibilità in impresa. Ecco. Per farlo dota, secondo me, l'impresa di tutte le caratteristiche per ragionare sui propri stakeholder, per ragionare sul proprio mercato, sulle opportunità, ragionare anche sul piano della relazione con i dipendenti, che non è mai secondaria, no? E ragionare in termini di sviluppo, quindi incominciare a mettere le basi di quali sono gli elementi del tuo bilancio, perché poi tu possa essere ne più consapevole, perché bilancio, lo sappiamo, non è una cosa che tu fai e tieni poi nel cassetto, ma devi mantenere, far crescere, no? E quindi sviluppare di anno in anno, quindi devi capirne veramente le logiche alla base. Ecco, io credo che i P-Labs da questo punto di vista per un'impresa sia fondamentale. Anche abbiamo visto il mondo delle imprese, il mondo delle accademie, mi rivolgo soprattutto all'imprenditrice in questo caso. E il mondo finanziario, il mondo delle banche, rispetto a questi temi, come viene intercettato e che sensibilità reale mostra? Allora, devo dire che il mondo finanziario si è affacciato forse fra i primi a queste tematiche, ma forse, se devo muovere una critica, non l'ha fatto nel modo giusto, perché è stato percepito dal mondo imprenditoriale come l'ennesimo questionario da compilare, l'ennesima richiesta, no, di informazioni, e quindi anche ha, come dire, un po' deviato. Ricordiamo che questi temi sono legati all'accessibilità a fondi finanziari per lo sviluppo, sia pubblici che privati, per lo sviluppo sui prossimi 10 anni, 15 anni, quindi parliamo di logiche di medio-lungo termine. Assolutamente, però l'approccio iniziale, diciamo che non è stato dei migliori dal mio punto di vista imprenditoriale. Oggi l'approccio è decisamente cambiato e quindi decisamente costruttivo. Lanciamo una sfida alle banche per entrare dentro i P-Labs. Vi dirò di più, diremo di più, perché noi abbiamo una banca dentro i P-Labs, quindi abbiamo una banca che credo possiamo nominare, che è Unicredit, che ha creduto fin dalla prima edizione, che è stata un'edizione prototipale, perché è la prima volta che abbiamo messo in campo questo progetto, l'abbiamo provata con 4 imprese, bene, fino ad allora Unicredit è stato al nostro fianco, sponsorizzando l'evento e stando vicino alle imprese proprio per far capire come affrontare questi temi, affrontarli nel modo giusto, consentiva anche di accedere a fondi e a finanziamenti che oggi troviamo non solo da Unicredit ma da tutte le banche a tassi agevolati ed a condizioni buone. Allora, vi ringrazio, vi saluto. Beh, tra un po' vi chiedo anzi di partecipare con me a un piccolo premio, un piccolo gioco di Camera di Commercio. Vi lascio un'ultima domanda però. Quanto questo percorso, sia i P-Labs o percorsi simili, sono tanti oramai quelli che si sviluppano, anche proprio l'idea di lavorare in questo senso, consente di ridare il giusto posto sociale agli enti imprenditoriali all'interno del proprio territorio, la propria responsabilità e il proprio ruolo? Io credo che questo sia proprio il valore dell'ecosistema, cioè il fatto di aver aggregato in IP-Labs tanti partner nel tempo è anche un segno di come il territorio abbia anche forse bisogno di fare questo insieme, no? Di raggiungere l'obiettivo insieme, e sicuramente la bellezza, i risultati che abbiamo raggiunto nel corso di questi 3 anni, senza questa rete probabilmente non sarebbero stati così importanti. Abbiamo imparato a fare rete, a fare sistema, e davvero io credo che questo sia forse il più ampio esempio di come poi possiamo però essere anche efficaci e concreti verso le imprese e i giovani.